la Cina inventa un modello di capitalismo autoritario, fondato sul fatto che il capitalismo è il gatto che acchiappa i topi e che c'è sempre il padrone di un gatto. Ecco, il padrone del gatto è il Partito Comunista. Il gatto sono i capitalisti e i topi sono, è la ricchezza che va creata più che acchiappata. La tesi è: noi siamo comunisti perché da noi i capitalisti non comandano. È anche abbastanza vero. Il potere politico è nelle mani del partito. Naturalmente questo comporta che i capitalisti ricchissimi, non potendo comandare, si aiutano a corrompere gli uomini del partito. Cioè, la corruzione è un problema politico, non è personale, però è politico perché è difficile tenere fuori dal potere i ricchi. O se lo prendono sul serio, fanno la rivoluzione, o se non possono, corrompono quelli che comandano. Ma lasciamo stare. Questa grande decisione ha fatto sì che la Cina crescesse, mettendo all'opera 350 milioni di operai, che sono parecchi, massacrando i ceti operai dell'Occidente, ovviamente, che davanti a della gente che ti produce a un decimo dei tuoi costi, tutti si arrendono. E poi, diciamo che fra il 75 e l'82-83 una crisi è avvenuta e non l'abbiamo chiamata così. Euforia, evviva, la globalizzazione. Che fosse un cambio di paradigma radicale, ma sì, si capiva. Però non abbiamo mai detto che era una crisi, era proprio una crisi. Crisi del modello che il messiano di Bretton Woods inizia di un altro modo di stare al mondo. Un altro modo di stare al mondo, delle società complesse e cinte. Con differenze enormi. Implicava tutto ciò la distruzione dei partiti, un ridimensionamento del ruolo attivo dello Stato, la fine delle stratificazioni sociali precedenti. Il modello sociale democratico era una bella cosa, però consentiva una certa differenza tra un avvocato e un operaio. L'operaio non doveva star male, doveva avere i soldi per comprare 600, però l'avvocato è rango, prestigio, cultura, besezza, quel che vuoi. Il modello è, facciamo tendenzialmente tabula rasa del passato, impoveriamo tutti e distruggiamo il prestigio sociale dei ceti medi, togliamo banalmente molti diritti ai lavoratori perché sono degli ostacoli a ciò che la nostra dottrina economica dà per assodato, cioè che l'economia è un sistema di equilibri. Se lasciata agire secondo il proprio concetto, è un sistema di equilibri. Mentre da Adam Smith a Karl Marx sapevano che era un sistema di squilibri, cioè c'era qualcuno che lavorava e qualcuno che si impadroniva del plusvalore.